Poggio la borsa lì. DJ. Niente, è una manifestazione apolitica e apartitica e apolemica, ecco. Volevamo fare, il nostro intento era quello di farci notare e penso che ci siamo riusciti. Le problematiche gravi, oltre al mio lavoro, sono per i commercianti e per i paesani, che si trovano in difficoltà enorme nel andare a comprare la roba, fanno un giro tremendo, si trovano più in difficoltà di me, perché a me la gente arriva da fuori, posso ancora sperare di lavorare, ma loro non lavorano per niente, prendi la farmacia, gli alimentari, panetteria, i massaggi, insomma la difficoltà maggiore è per loro e per i residenti. Noi possiamo aspettare, sperare, lavorando bene, che la gente venga, ma qua è proprio notte buia, notte buia. Sono proprietaria dell'Hotel Albatros Savarigotti e sono presidente dell'associazione Hotels Finale Ligure Vera Parigotti. In questo momento sto rappresentando anche l'altra associazione Tre Terre, che è un brand territoriale, e oggi siamo qua a dimostrare il nostro disagio. Speriamo di comunicare la cosa in modo divertente, però per noi la situazione è molto grave. Ci auguriamo in una riapertura veloce della strada. Noi siamo divenuti insieme e ci teniamo al paese, ci teniamo in qualche modo a rivalorizzare il paese, per noi è importante, quindi direi che i varigottesi, nonostante la strada chiusa, ci sono, ci siamo, Varigotti c'è. Con quel gruppo lì, andate da dietro, andate con quel gruppo lì. Ci riserveremo in futuro di fare altre manifestazioni o comunque un po' più incisive, se non vedremo nell'immediato la volontà di risolvere la situazione, ma non solo da un punto di vista, cioè solo momentaneamente, ma in modo definitivo.